Veda che il suo intervento ricordava quello di un consigliere della opposizione, di quella opposizione corretta, chiara, lineare che abbiamo cercato di fare in questi 24 mesi. Quindi il mio è un riconoscimento verso un'istituzione che mai come in questa occasione è stata degnamente rappresentata non solo a tutela dei consiglieri, ma anche a tutela di un interesse pubblico più ampio, perché il suo è stato un intervento di equilibrio, caro Presidente, un intervento che meglio si avvicina alla sua nuova, prossima carica istituzionale, perché lei prende drammaticamente atto che questa esperienza amministrativa si è conclusa. Lo fa denunciando in maniera chiara gli accadimenti che si sono verificati anche questa mattina, ma non solo, in un percorso che ormai dura da mesi. E questo per chi ha svolto con correttezza dal primo giorno il ruolo a cui era stato chiamato il gruppo che lavora tra questi banchi, non può essere che accolto con soddisfazione e con un plauso che nasceva da un sentimento sincero di condivisione dell'intervento. Io direi che il lavoro è stato svolto e che non c'è nemmeno bisogno di andare a ridiscutere, perché le osservazioni prima di c'era come fatto il metodo istituzionale e poi anche sullo stesso campo denunciano le abbondanti indigenze del sindaco e di chi lo ha rappresentato probabilmente nella stesura dell'atto contabile che dovremmo votare. E allora noi dovremmo solo prenderne atto, non lasciando più a chi che sia la possibilità di comporre, scomporre, ricomporre, come pure è successo. Si deve serenamente prendere atto che su quello che è l'atto anche di verifica politica, perché l'atto di bilancio molti dei colleghi dall'altro lato se lo insegnano, è anche un momento dove non solo si fanno i conti di natura tecnica, ma si fanno i conti di natura politica, a volte poi diventano anche delle prese dei conti. E vedete, la resa dei conti è giunta ormai all'epilogo, alla parte finale, dove si dice, dove tutti ormai diciamo, anche se con diverse sfumature, che questa esperienza è finita ed è fallita. E lo dobbiamo assumerci ora solo la responsabilità, io dico l'onore a questo punto, di salvare la città da possibili accordi che potrebbero nascere da oggi a quando e se dovesse essere rinviato il Consiglio Comunale, su di un atto che la Commissione Bilancio denuncia, non l'avvocato Furio Pasqualucci, ma la Commissione di membri che stanno di questa opposizione, stanno nella Commissione Bilancio, denunciano di non aver conosciuto e approfondito, dove tra l'altro noi abbiamo sempre votato contro, anche al bilancio flash dello scorso anno, non abbiamo nessuna difficoltà di dire che quel bilancio era sbagliato allora ed è sbagliato adesso. Dobbiamo prenderne atto e non lasciare nessun altro spazio, perché è un documento che non può essere modificato in qualche scopante per poi migliorarlo. È un documento che probabilmente va stracciato.
Bergamo è ricostruito di fatto soprattutto se si pensa che lo stesso, diciamo, assessore, quando mi faccio una questione personale, ci viene a dire che non è altro che la copia di quello del scorso anno. Ma è viva Dio! Abbiamo evidentemente pagato per un anno l'assessore senza motivo. Viene volte di tutti i fogati. Se bastava rifare la fotocopia di quello dello scorso anno, insomma, è viva Dio! Per un anno ci restituisse le perdite dovute all'assessore. Ma io voglio sperare che questa sia una cosa, diciamo, dentro una comunicazione più complessa, forse sarà sfuggita, forse non voleva dire proprio questo, quindi faccio anche la difesa prima che poi si dica la parola. Però dico, è una fotografia che viene fatta non solo dal parte stavolta dell'opposizione, oggi abbastanza silenti, oggi abbastanza stranamente silenti, insomma, per esempio, che oltre ai soldi intervento di Fuccio e l'ottimo consigliere Busso, l'ottimo consigliere, non sento tante altre voci che vogliono confrontare sulle legittimità di questo atto, sulla, diciamo, sul modo in cui è stato fatto, su questi temi si importa molto, quindi non ci sarà più interventi, volti a stigmatizzare questa gestione approssimativa di questo sito. E allora, come dire, io, diciamo che i segnali erano già abbastanza evidenti nelle scorse sedute, che questo sindaco non avesse più una maggioranza sulla quale contare. È ancora più evidente oggi, perché c'è un gruppo di uomini e donne responsabili che hanno compreso che non si può proseguire e tutti i tecnicismi non serviranno a rinviare il documento di oggi che va votato. La nota della prefettura, vedete, dice a lei, guardate, voi non potete approvarlo se non ci fate questa integrazione. Ed è facile. Non potete attuarlo, sì, ma nell'ipotesi, cosa che insomma dovrebbe essere, noi non bocciamo, il documento verrà poi elaborato da chi competente dovrà poi sviluppare la procedura nuova della politica. Perché? Perché non sarà sufficiente il tecnicismo a superare il problema politico. Non può essere sufficiente la lotta da politica per poter riuscire a ricostruire la maggioranza. E qua io faccio un'altra riflessione, perché Luca sa, Luca lo sa, Luca sa che io riconosco all'amico l'onestà intellettuale, la serietà nel modo in cui affronta la sua attività politica. Allora il suo intervento si è più volte rivolto ai consiglieri della maggioranza. Ma quale maggioranza? Quindi voglia di chiedersi. E anche qui, vedete, qualcuno poi addirittura mi diceva ieri, mi riferisco da Conte, che nell'intervento fatto nella famosa seduta del 19 aprile le parole usate dal Presidente del Consiglio erano state vissute come una minaccia, ma il Presidente nell'occasione diceva: io prendo atto che si sta costruendo una nuova maggioranza. Si sbagliava, è una riflessione politica. Io oggi addirittura non vedo nemmeno la costruzione. Io vedo una minoranza, perché questo appare, un gruppo sparuto e diverso di consiglieri comunali, di diverse stazioni, di diverse culture, i quali probabilmente si sentono solo preoccupati